posso già rassicurarla, sono state avviate specifiche iniziative con la task force per le emergenze educative dal Ministero, tra le quali le segnalo un servizio online per il supporto psicologico alle famiglie, agli studenti e ai docenti nell'affrontare il difficile momento di emergenza, la predisposizione di un'equipe di psicologi dell'età evolutiva che è in ascolto di giovani, docenti e famiglie per garantire anche a distanza il servizio dello sportello d'ascolto. Interviene in replica il senatore Moles. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, la ringrazio, ma mi consenta, non sono soddisfatto delle sue risposte perché in realtà non mi fido e non ci fidiamo più, ne abbiamo sentite tante. Chiusura scuola sì, chiusura scuola no, ad aprile gli studenti saranno tutti promossi, a maggio si potrà anche bocciare, le lezioni a settembre potranno essere metà scuola, metà casa. No, non insisto sugli imbuti da riempire o non riempire, perché lì c'è stata una confusione tra la Montessori e l'imbuto di Norimberga, però c'è un po' di confusione, quindi mi consenta di non fidarmi di quello che lei ha detto, perché anche lei, signor Ministro, per esempio, gridava a gran voce stabilizzazione secondo titoli e servizio, e lei sa bene che questa mediazione del concorso straordinario dei precari non serve a sciogliere il problema dei precari, soprattutto non servirà a garantire la continuità didattica, e noi ci troveremo con 200.000 scuole scoperte a settembre. Sulla didattica a distanza non aggiungo altro, è stato detto da tanti, ma docenti di sostegno esclusi dalle paritarie e così via. Concludo con una citazione che è questa: se un docente affronta una selezione e fa un corso che dura un anno, non si capisce perché poi bisogna fargli fare altro per passare di ruolo. È come se fosse un concorso a tutti gli effetti. E queste, signor Ministro, sono parole sue del 6 settembre del 2019, non di tanti anni fa. Purtroppo, e mi dispiace sinceramente, lei è riuscita in un'impresa quasi impossibile, unire tutti contro di lei e contro le sue decisioni, sindacati, docenti, dirigenti, persone di ATA, famiglie, studenti. E le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità, credibilità, serietà, serietà, credibilità. E la credibilità è come la verginità, è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor Ministro. Grazie.